Allora, come vedete, ho voluto, in occasione della presentazione dell'ultimo tesserato, che poi è stato anche l'ultimo acquisto del calciomercato e della campagna acquisti del Catanzaro, fare una brevissima chiacchierata con voi in questo incontro infrasettimanale con la stampa e le televisioni, perché secondo me è giusto fare un attimo il punto della situazione. Come vedete, io sono uno che, non lo dissi già l'altra volta, non mi piace apparire, non rilascio interviste, credo che il calcio debba essere soprattutto di fatti e non tanto di parole. E dal nostro incontro del 17 luglio, dalla presentazione, non ho mai avuto modo di incontrare gli organi di stampa e informazione, se non delle dichiarazioni che feci a proposito del paventato pericolo di non poter disputare le partite in notturna alle 20:30, come era desiderata della Lega, e come sapete che i prossimi orari, ancora finché sarà possibile, le condizioni meteorologiche ce lo permetteranno, cercheremo di venire incontro alla tifoseria del Catanzaro e al pubblico di Catanzaro e offrire lo stesso spettacolo, almeno sugli spalti, che è stato offerto con la prima partita con la Casertana, dove obiettivamente il colpo d'occhio era veramente, e la cornice del pubblico era veramente straordinaria, perché giocare in notturna ha un fascino particolare. Volevo fare un po' il punto, se vi ricordate, quando fu oggetto della presentazione della nuova società, vi dissi che ci aspettava un lavoro notevole di ristrutturazione completa, sia organizzativa e del management della società, e sia a livello amministrativo, finanziario, contabile, un'opera di ristrutturazione di questa società che era passata di mano nella nuova proprietà del gruppo Noto, al quale in primo tutto, come premessa e presupposto, lo avete fatto voi, ma è giusto che lo faccia io da direttore generale, va veramente un profondissimo e sentito ringraziamento per il grande sforzo, non solo economico, finanziario notevole, ma proprio organizzativo, nel dover riavviare, perché forse è stato facilmente dimenticato e troppo presto dimenticato, che il Catanzaro, purtroppo per vicissitudini che non avessero nulla a che vedere, imputabile la responsabilità a nessuno, attenzione, ma ha rischiato concretamente di non iscriversi al campionato, senza addebitare colpe assolutamente a nessuno. Anzi, apro e chiudo una parentesi, io nella verifica dei budget e dei conti cui ho prestato in questi due mesi soprattutto la mia attenzione all'opera, la mia opera, ho verificato quanto sia stato il massimo l'impegno economico in questi anni della famiglia Cosentino, a cui va riconosciuto questo sforzo economico. Mi apprezzerete poi, conoscendomi, per la mia onestà intellettuale. Cioè, Cosentino non ha lesinato sforzi economici di investimento in questa società. Ma nonostante questo, purtroppo le vicissitudini giudiziarie che lo hanno inopinatamente colpito, mi pare il 29 maggio, hanno fatto precipitare poi una situazione dove nel calcio i tempi sono tutto, e quindi avrete pienamente compreso che il Catanzaro, se non fosse stata per la grande opera di mediazione politica del sindaco che ha coinvolto tutta l'imprenditoria della città, il Catanzaro concretamente avrebbe rischiato di non iscriversi al campionato e quindi di fallire. Quindi, primo grande riconoscimento alla famiglia Noto per lo sforzo economico operato e quindi l'investimento finanziario, insieme al grosso sforzo di pianificazione, di programmazione nel far rinascere una società del tutto nuova, completamente nuova, da zero. Dissi in quella presentazione, a questo proposito, che ereditando una situazione non che non fosse, ripeto, di impegno notevole economico di esborso da parte di Cosentino, però una situazione cristallizzata che economicamente vedeva la società già impegnata
con un numero notevole di contratti verso tesserati, direttori, allenatori, staff tech e giocatori, giacché comunque sia la vicenda giudiziaria che ha colpito Cosentino ha impedito che lo stesso potesse onorare i pagamenti delle ultime mensilità dello scorso anno, cosa che infatti purtroppo non è potuta svolgersi nei tempi imposti perentoriamente dalla Federcalcio, e sapete a cosa ci porterà e a cosa andremo incontro. Questo esborso finanziario, comunque ripeto, nel riconoscimento che va fatto alla famiglia Noto, è stato fronteggiato dalla famiglia Noto e quindi c'è stato già l'investimento di carattere finanziario per risanare le pendenze, ripeto, non volutamente lasciate in sospeso da Cosentino, ma inopinatamente, non per sua responsabilità e colpa, purtroppo, che non aveva potuto ottemperare. Credo che questa premessa sia stata chiara. E disse una cosa, disse che quello che ci avrebbe aspettato, soprattutto a noi del management, a me come direttore generale e al direttore sportivo D'Oronzo, sarebbe stata un'operazione di carattere quasi chirurgico, cioè nel far rientrare i numeri e i conti in una previsione programmatica di bilancio, di budget, che desse la continuità e la certezza di una stabilità societaria che è la finalità del programma della famiglia Noto e il progetto Noto, che non è solo di un anno, ma sapete è un programma pluriennale di dare certezza, stabilità al Catanzaro Calcio. Quindi non si poteva partire con i fuochi d'artificio pirotecnici sotto un profilo economico senza guardare i numeri e i conti, perché poi non ci sarebbe potuta essere nessun tipo di programmazione. E quindi dissi che fra quello che sarebbero stati gli innesti eventualmente necessitati, le conferme, dovevano corrispondere anche determinati sgravi di costo che la nuova proprietà e la nuova società aveva ereditato dalla precedente gestione. Perché faccio questa premessa? Faccio questa premessa perché secondo me è stato troppo facilmente dimenticato e questo è un merito che va soprattutto, ripeto, al gruppo Noto, alla famiglia Noto. Noi abbiamo operato nel loro interesse per loro conto, però questo merito va soprattutto riconosciuto, ripeto, al gruppo Noto e alla famiglia Noto e all'ingegnere Floriano Noto. Alla fine parlo oggi perché alla fine di questi 40 giorni appena dal nostro incontro della presentazione ufficiale 17 luglio, noi devo dire che questa operazione chirurgica di innesti e uscite è perfettamente riuscita nell'ambito di quello che era il mio budget preventivo e rispetto del bilancio di previsione di quest'anno, che potesse garantire poi continuità nel futuro al Catanzaro Calcio. Chiaro? E devo dare un merito particolare, lo dico, al direttore sportivo di aver operato degli innesti anche a fronte, ripeto, dell'impegno economico e dell'esborso, dello sforzo operato dalla famiglia Noto, di ben 18 innesti. Inserire in una squadra 18 nuovi tesserati, non credo che insieme abbiamo lavorato tantissimo, ma lui è stato il braccio operativo esecutivo che ha portato a compimento ben 18 operazioni di mercato in entrate. A fronte di questo ci sono state 7 conferme sole e ben 7 fra tesserati, ben 7 uscite, il che, voglio dire, oggi come oggi non è facile e credo che forse è quello che meno interessa alla tifoseria e alla gente, però voi che siete operatori del settore, sapete che oggi come oggi riuscire una società a sgravarsi di 7 contratti, metto anche quello del direttore sportivo in essere, fra tesserati e tutto, non è un'opera da poco. Non so se rendo l'idea. E senza queste operazioni in uscita non sarebbero state possibili, ecco io dicevo, l'alchimia di un'operazione chirurgica fra innesti e fuori, non sarebbe stato possibile operare poi gli innesti che abbiamo operato. Credo che su questo punto, se volete fare domande, ecco che secondo me andava riconosciuto questa opera
fatta dalla nuova proprietà e la società che ha operato in tal senso. Prego. Perché, direttore, tre sconfitte in quattro pareti ufficiali avrei a voi. Su questo punto volevo chiarire, perché poi tocco anche l'altri punti. No, su questo punto se era tutto chiaro, ricostruito quello che era stata la premessa e il mio impegno quando mi sono presentato, se vi ricordate, di fare in modo che quadrassero i numeri, i conti e ci fosse un bilancio, ripeto, di previsione che è importante, che desse certezza di continuità del calcio a Catanzaro, perché la famiglia Noto rappresenta la certezza di una stabilità societaria che dia continuità nel tempo al Catanzaro, ed è la cosa più importante. Poi è chiaro che nel progetto loro, entriamo nel tecnico, questo è un anno di transizione, di assestamento, come abbiamo dichiarato, gli anni futuri sicuramente saranno anni nei quali ci sono degli obiettivi diversi rispetto a questi, ma stiamo entrando nel tecnico. Io sul punto volevo dire se era stato chiaro che eravamo riusciti a mantenere gli impegni assunti in questo ambito, rispettando quindi il budget di previsione federale che ci eravamo imposti. Su questo punto. Allora, rimanendo nell'ambito del mercato, perfetto. Le sette uscite, le faccio una domanda su quella che poteva essere un'uscita, ecco. Che è la situazione di Cardi. Il giocatore non ha firmato la proposta di prolungamento che gli aveva fatto la società, cioè è noto che voleva cambiare aria, poi non è stato così. Adesso rimane sempre con la scadenza 2018. Che cosa succede? È semplicissimo, sarebbe più giusto che rispondesse il direttore sportivo, però visto che la domanda la fa a me, noi almeno sotto gli aspetti economici, lui lavora sotto le mie direttive riguardo l'input di carattere ed esecutivo, Icardi a tutti gli effetti è un giocatore del Catanzaro Calcio. In quanto non ci sono state, lo dico molto chiaramente, offerte, credo di non dire nulla che voi non sia già risaputo a voi, adeguate a quello che noi riteniamo il valore del giocatore. Se nel corso della stagione si dovessero verificare delle offerte adeguate al valore del giocatore, giacché noi seguiamo anche una politica di valorizzazione dei nostri patrimoni, dei giocatori, però siamo il Catanzaro, ecco, non siamo la società che ha necessità impellente, bravo, questo volevo dire, di dover cedere per sopravvivere. È chiaro che Icardi non verranno certamente tarpate le ali delle ambizioni di Icardi di salire di categoria o di fare carriera, non so se rende. Quindi il mercato teoricamente non è mai fermo, lei potrei dire, c'è il mercato di gennaio a cui si comincia a lavorare sin da adesso, c'è il mercato, è chiaro che un eventuale discorso, e quindi rispondo alla sua domanda, di cessione, perché comunque la società ha intenzione di patrimonializzare sui carti, perché ripeto siamo il Catanzaro, è chiaro che si porrà il problema in corso di stagione di un prolungamento di contratto che metta in condizione eventualmente alla prossima sessione di mercato di poter cedere il giocatore, ma davanti ad un'offerta che noi valutiamo adeguata al valore del giocatore, che al momento non c'è stato. Penso di essere stato... Poi una precisazione sua, se, il ritardo nel pagamento, più o meno si sa quando potrebbe arrivare questo riferimento dalla Covis? Assolutamente no, e su questo ecco, se mi fate domande sul punto che le curo proprio io queste questioni, ma direttamente... Assolutamente no, sicuramente si seguirà il corso pari a quelle di altre società, che noi purtroppo per impossibilità, altre per volontà non hanno ottemperato. Credo che i tempi, la mia esperienza mi dice per fine settembre, prima di ottobre, la Covisoc dovrebbe, avendo operato tutte le verifiche, procedere poi ai deferimenti per i ritardati pagamenti e linee di ambienze, che comunque non riguarderanno soltanto il Catanzaro, io so, ma non è corretto che lo dica qua, altre società del nostro girone anche non sono riuscite, non tutte, a ottemperare determinati adempimenti nei tempi. Quindi a noi sono previste ipoteticamente tre violazioni, già sapete, con ipotetici tre punti di penalizzazione, però riteniamo di avvalerci
di uno staff di altissimo livello, quello della Sabrina Rendinella, che ben conoscete, coadiuvata anche dall'avvocato Chiacchio, quindi in quelle sedi noi ci difenderemo e tuteleremo ovviamente i nostri diritti e ci difenderemo adeguatamente portando le nostre ragioni. Come introduco un altro argomento, come stiamo facendo, sempre con l'avvocato Rendinella in prima e l'avvocato Chiacchio, valere le nostre ragioni per quello che sarà poi l'iter di quell'altro procedimento in corso di cui ne avete parlato giustamente lungamente, che riguarda il presunto illecito del 2013 Catanzaro-Avellino. Non possiamo fare nessun tipo di previsione, possiamo solamente dire che siamo vigili, siamo presenti con i nostri avvocati e quindi ci difenderemo nelle sedi opportune. Terza cosa, alla fine del mercato è arrivato Venizia, 3 minuti prima della chiusura. Bravo. Avete chiuso l'operazione. Quale dico una chicca, così poi lo presentiamo. È stato l'operazione più lunga, perché cosa che le posso dire, è stato il primo scelto, perciò lo presento io, proprio dal sottoscritto, è che mi incontrai una domenica, e vi posso dire anche la data, appena praticamente ci fu il passaggio di proprietà alla famiglia Noto, dovrebbe essere credo il 2 luglio, io chiesi di Letizia, iniziammo la trattativa col procuratore di Letizia il lontano 2 luglio, e per dirvi quanto è strano il calcio, e su questo è stato bravissimo Doronz, e continuo a fargli complimenti di oggi perché se lo merita, un'operazione che però dico, da me imbastita il 2 luglio è durata la bellezza di 2 mesi, la stranezza del calcio, quando vi domandate i segreti del calciomercato, è stata la mia prima scelta, ripeto, e poi alla fine un'operazione che si è conclusa alle 22:56 dell'ultimo giorno. Questo per dire il calcio come è strano. È una cosa, vi volevo chiedere, perché la domanda me l'ha fatta nascere l'acquisto di Letizia, il budget che era stato programmato inizialmente, poi progressivamente, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, è salito? No. Siamo riusciti a mantenere quei parametri là, tranquillo, questo volevo dire, siamo riusciti a mantenere, non è corretto fare numeri qua, perché, ma sono budget, assolutamente, noi avevamo quel margine, ho capito perfettamente, per Letizia, proprio perché ce l'eravamo creato dalle 7 fuoriuscite dei tesserati, il budget è stato rigidamente rispettato, se volete è un budget non certamente misero, ma non è neanche un budget, è nell'ambito di quello che è previsto dalla normativa della Lega e non è corretto, comunque verranno pubblicati i budget dalla Lega, siamo tranquillamente nel budget. Però giustamente la sua domanda dice, e se non fosse conclusa l'operazione? Succede, capita, avremmo, cioè saremmo mantenuti al di sotto di quello che era, attenzione però, io voglio dirvi... Se c'era stato uno sforzo ulteriore. Si poteva non fare l'operazione e sicuramente la proprietà avrebbe risparmiato, quindi sempre grazie alla proprietà e alla famiglia Noto, è chiaro che si sarebbe risparmiato, non so se rendo idea, però non è che abbiamo sforato e siamo andati oltre i parametri che ci eravamo prefissati, tenga conto che comunque su Letizia è stata un'operazione anche molto complessa e durata 2 mesi perché c'è stato un notevolissimo contributo, penso che voi sapete tutti e tutto, e concorso da parte della società del Foggia, è chiaro, qui non è, se no non avremmo potuto, ecco perché ci voglio dire, ci tengo a precisare, io sono stato un po' il garante che certi conti quadrassero e che certi numeri arrivassero poi alla sommatoria finale, non so se rendo, quindi l'operazione di Letizia o si fosse fatta in quei termini, non so se rendo l'idea, lo posso dire, sapete, al 50%, quindi tanto col Foggia, o non si faceva, attenzione, questo lo voglio essere chiaro, però era previsto nel budget mio preventivo un investimento del costo del 50%, non di più, non so se era, ed ecco perché si è sbloccato, penso di essere molto lineare, molto chiaro, molto trasparente. Tocco il secondo argomento, che è quello che più tiene a cuore voi, ovviamente, no, sul punto. Lei parlava di bilancio di previsione. A gennaio, se ci sarà bisogno, a prescindere da come finirà il discorso Icardi, la società... No, il budget di quest'anno... Perfetto, no. Il bilancio di quest'anno previsionale, lo posso dire, questo è uno sforzo notevole, è sui 2 milioni di euro, basta. Non, quindi non è il 6, 7, di 8, del Lecce, Trapani, Catania, non è neanche...
è quello che c'eravamo. Prefisso. No, no, rientriamo no, nel ba- no, assolutamente. Io sono il garante di questa situazione, questo deve essere un campionato di assestamento, di transizione, altrimenti non verrebbe garantito il futuro del Catanzaro come la famiglia Noto vuole garantire e vuole fare del Catanzaro una società importante nel panorama del calcio italiano, ma gradualmente e progressivamente. Quindi la risposta, la domanda è molto pertinente, tutto dovrà quadrare sempre in questo budget preventivo. Guardate che non è semplice per un direttore generale fare in modo che una società di calcio, che è una società atipica, rispetti rigidamente i parametri. Quindi mi sembra di capire, a gennaio gli ingressi, insomma, se ci sono uscite, qualora lo dovete... Uscite, oppure se un budget è fatto anche da... da entrate che non sono squisitamente nell'ambito del costo dei tesserati, noi teniamo uno sponsor importante, le entrate sono anche garantite dai diritti, stiamo facendo per esempio queste prime due partite, stanno giocando dei giovani, quindi entrate sono anche di, i contributi della Lega in base al monitaggio, gli introiti degli spettatori al campo, gli abbonamenti, chiaro, il budget è quello, non è che poi deve, è soltanto quello dettato da una campagna di trasferimento, è chiaro? Cioè, voglio dire, io devo dare atto che la cornice di pubblico e la prima partita c'è stata una presenza cospicua di spettatori. Mi auguro che continui e a quel punto là ci sarebbero entrate che potrebbero permettere di rimanere sempre il budget e faccio da voci in entrate e in uscite che non sono necessariamente, capito? Adesso io mi sono focalizzato sulle sette uscite, le sette conferme che hanno permesso nell'ambito di questa operazione chirurgica i 18 innesti, ma adesso inizia un budget, questo era 0-0, dove non c'erano previsioni di entrate, né di contributi, né di presenza... né di abbonamenti né di presenza di spettatori al campo. Adesso entriamo in un budget previsionale dove sono previste altre entrate. Chiaro? Non so se... Però a proposito di uscite, direttore, la questione sabato, il giocatore è stato messo fuori dalla lista l'ultimo giorno che... Non c'è nessun... Viviamo una situazione adesso simile a quella di tante altre situazioni, è stata una scelta di carattere tecnica, dolorosa, dovuta al fatto che comunque noi già usufruiamo di un calciatore bandiera Cunzi e di un calciatore fidelizzato, quindi voglio dire, questo ci ha permesso di poter operare nell'ambito della normativa. Sapete benissimo che non c'è nulla di definitivo, perché lui rimane un giocatore in essere del Catanzaro. Del Catanzaro Calcio, si allena con la squadra a tutti gli effetti, è un tesserato del Catanzaro e quella lista è sempre modificabile davanti ad un'eventuale risoluzione contrattuale con un altro degli over. Quindi, no, per rompere un po' le uova nel paniere per quanto riguarda sabato, è stato anche l'arrivo di Letizia all'ultima ora, un altro over che magari... Questo penso che è stato un argomento affrontato e cosa. Volevo toccare l'altro, penso che quindi una conferenza che valeva la pena di fare esaurienti in tutti questi punti, ripeto, poi. Allora, se avessimo iniziato bene, molto bene, mi avreste visto lo stesso. Abbiamo iniziato, secondo voi, anticipo la vostra domanda, malino, perché c'è chi porta il conto 3 partite ufficiali perse su 4. Se avessimo iniziato pari non mi avreste... No, sto scherzando, neanche oggi. Vabbè, abbiamo iniziato... Allora, fatta tutta questa premessa, cosa ci tengo a sottolineare? Ripeto, se avessimo iniziato benissimo, 4 vittorie su 4 mi avreste visto perché avrei fatto il pompiere subito, buttando tanta acqua sul fuoco, lui lì. Abbiamo iniziato maluccio, secondo voi, e allora lo stesso vengo con gli... estintori. Bisogna avere buon senso, equilibrio e calma. Questo è un progetto. Allora, fermo restando il vostro pieno diritto di critica, sacrosanto e innegabile, non so se rendo l'idea.
Però, a mio avviso, lo dico chiaramente, visto che quello che conta è il campionato, e senza trovare troppe alibi, giustificazioni, attenuanti, anche perché io non sono un tecnico, tenete conto che si è vinto una partita in casa e si è perso una partita in trasferta. Non piace a nessuno perdere, chiaro, a nessuno. Meno che meno al sottoscritto, ve lo posso garantire. Quindi su questo state tranquilli. Però, alla fine, voglio dire, non è successo niente, non so se rendo l'idea di particolare, che a mio avviso ho sentito sin troppi allarmismi, sin troppe preoccupazioni, soprattutto verso alcuni giocatori che io sento in questo momento di dover tutelare, in qualche modo stemperare certe pressioni e certe tensioni. Cioè, cosa vi voglio chiedere? Fermo restando, ripeto, il vostro pieno sacrosanto diritto di critica, voi dovete scrivere, dovete analizzare le partite, dovete esprimere i vostri giudizi, non mi fraintendete. Però dovete anche un pochettino stemperare, a mio avviso, certe pressioni e certe tensioni. Cioè, questa società e soprattutto questa proprietà, il 17 luglio, quando si è presentato il 18 luglio, non ha promesso niente, non ha garantito niente. Ha detto, questo è un anno che ci dobbiamo consolidare, ci dobbiamo assestare. Beh, questo è pacifico. Perché allora tanta pressione, tante aspettative? Considerare il Catanzaro necessariamente una squadra che deve lottare per i playoff o per i vertici? Giustamente venne un tesserato l'altro giorno che disse una cosa molto giusta, appena arrivato. Disse, noi dobbiamo ripartire da dove si è partito lo scorso anno. Lo scorso anno c'è stata una salvezza anche rocambolesca. Per i play-out dobbiamo partire da questo. È così, ma lo dico perché è il calcio che è così. La Juventus, quando ha rifondato con Conte, diceva ripartiamo da due anni fallimentari dove la Juve ha fatto settima, che per la Juve significa come la salvezza del Catanzaro, e da là si riparte. Non so se non confondete che si voglia comunque sempre fare bene e si voglia vincere. È una cosa, non so se rendo l'idea, però creare troppe aspettative, troppe pressioni e tensioni su questa squadra non è giusto. Poi l'anno 21, ve lo dico da prima, so i progetti della proprietà, conosco le loro ambizioni. L'anno 21 sarà un'altra storia. Ecco perché però prioritario diventa difendere questa categoria, fare una salvezza dignitosa, decorosa, per mettere le basi e le fondamenta per l'anno 21. L'anno 21 sicuramente ci sarà un progetto molto più ambizioso, con degli obiettivi molto più importanti, perché c'è un progetto biennale, mi sono spiegato, ma quest'anno è quest'anno, voglio dire, veniamo dalle, non dico dalle ceneri, ma dalle macerie almeno, si è iniziato in ritardo su tutto. Quando io sottolineo che purtroppo certi pagamenti si sono fatti addirittura in ritardo, termine ultimo, significa anche questo, no? Che si è partito in ritardo, se no certi pagamenti si sarebbero fatti in tempo debito, o no? Scusate, voglio dire, allora se c'è ritardo, c'è ritardo su tutto, no? Sul ritiro, precampionato, ma di più, l'allestimento anche dell'organico. L'avete sottolineato voi, che la squadra è stata completata negli ultime ore, ma di mercato, no? E quindi è stata una corsa contro il tempo. Ecco, l'anno prossimo verrà tutto pianificato per tempo e allora già vi posso anticipare, per tranquillizzare la città, la tifoseria della piazza, che il progetto noto è un progetto molto ambizioso e che l'anno prossimo il Catanzaro vuole fare un campionato di vertice, assolutamente di vertice, come merita la piazza, la storia, la tradizione della città e la storia, la tradizione. Però quest'anno è quest'anno. Ma domenica c'è la... l'errore. Sabato c'è la Juve Stabia. E chi vive di calcio deve vivere l'attuale, il presente. Non so se rendo lì. Vi dirò, non sono alibi, ascoltatemi bene, è un'analisi fredda la mia, lucida, non sono giustificazioni che voglio accampare, chiaro, è inutile vi dire di condizioni atletiche, le sapete da sole, le cose le capita sole, ritiro, precampionato, squadra, ecco, noi fra due domeniche, vi dico, andiamo a affrontare una squadra come il Bisceglie,
che è sempre la stessa. Dal primo giorno che è andato, a fine luglio, a metà luglio, il ritiro addirittura in Friuli, 3 settimane, e adesso funziona come una macchina perfetta organizzativa. Se noi lo dite voi, abbiamo completato, ma non solo Maletizia, cioè, io credo che negli ultimi 10 giorni abbiamo fatto 4-5 innesti, 4-5 acquisti, quindi è chiaro che bisogna dare il tempo dell'inserimento, la valga. Abbiamo avuto qualche infortunio, qualche... Quindi mi pare di capire che il discorso di tutela valga anche per l'allenatore. Per tutti, per tutti, per tutti. Al momento è un discorso bravo, di tutela e di garanzia per tutti. Fermo restando, ripeto, così ci siamo intesi, il vieno vostro diritto di critica all'allenatore se fa bene, se sbaglia, attenzione. Però, per esempio, mi sono sembrate un po' già eccessive. E soprattutto anche su alcuni giocatori, lo dico sinceramente, io voglio salvaguardare e tutelare tutto il patrimonio del Catanzaro, staff tech, ma anche e soprattutto i giocatori e i tesserati, che mi sembra che alcuni di loro siano stati già troppo oggetto avventato di critiche. Questa squadra, vengo nel noccio, ha bisogno di tempo, se li volete bene dovete dargli tempo. Ma tempo in cosa? Non solo tempo in quelle cose che avete detto voi, condizione atletica che deve migliorare, l'amalgama che deve migliorare, l'intesa che deve migliorare. Questo è un campionato di Serie C, non basta, non è un campionato di Serie A. È più facile in Serie A fare il colpo del mercato gli ultimi giorni, lo inserisci e va in campo. Qui è in Serie C. In Serie C ci sono... consentitemi una piccolissima divagazione tecnico-tattica. 4 principi che devi mentalizzare subito se vuoi entrare nella mentalità della Serie C. E là hai bisogno di tempo. Non so se rendo lì. In Serie C, se non arrivi prima sulla palla, fai fatica. E quindi devi avere una condizione fisica, atletica, ottima. La regina nel primo tempo, tant'è, arrivava prima sola. 2. Se non accorci bene di reparti, fai fatica. In Serie C, ripeto, è un altro. Per fare questo ci vuole intesa e amalgama, perché è un lavoro di reparto. Se non aggredisci, vai in difficoltà, devi saper giocare sulle seconde palle. Cioè sono 4 aspetti proprio fondamentali di una mentalità che una squadra deve acquisire in Serie C per avere la mentalità della Serie C. Accorciamenti, aggressione, saper giocare solo le seconde palle e pressare. Ci vuole condizione atletica ottimale e intesa di reparti, amalgama o no, per fare questo. Non è che il singolo fa la differenza. Ecco, questo volevo dire, solamente queste considerazioni qua. Quindi, di non pressare troppo di aspettative, perché non è stato promesso nulla che non fosse un campionato dignitoso, di assestamento, di rafforzamento della società e di programmazione per un futuro nel quale vi anticipo già, la famiglia Noto, che è una famiglia vincente sotto l'aspetto imprenditoriale, vuole essere anche una famiglia vincente nell'aspetto calcistico. Di questo credo di non fare mistero, di poterlo dire al loro nome.